Riprendiamo dall'oggetto numero 1, aggiornamenti sul rispetto, tempi di attuazione, chiusura nuova rampa scorie, DD5598 del 9 giugno 2021. L'interrogazione del consigliere De Luca, risponde l'assessore Morrone. Grazie Presidente, ma nelle ultime settimane abbiamo più volte visto articoli di stampa con interlocuzioni sempre più, diciamo, frequenti in vista di un tavolo ministeriale tra il Cavaliere Arvedi e la Presidente De Sei. Quello che non abbiamo visto all'interno del tavolo della discussione è la questione ambientale legata ovviamente al tema del polo siderurgico, o meglio, si continua a parlare di decarbonizzazione, si continua a parlare di idrogeno, ma mentre parliamo, diciamo, di acciaieria green, al contempo, dopo oltre 2 anni e mezzo da quelle che erano state le dichiarazioni della Giunta e dell'assessore Salvati in Consiglio Comunale a Terni, in cui si annunciava la risoluzione del problema delle polveri attraverso l'adozione di un sistema di gestione delle scorie al chiuso, oggi vediamo continuamente procrastinare la risoluzione del problema emissivo sotto il profilo dei metalli pesanti e sotto il profilo, diciamo, di quella che è il problema connesso, ovviamente, perché non abbiamo soltanto un problema di emissioni in atmosfera, ma abbiamo anche un problema ovviamente di gestione delle scorie e di smaltimento, che vede l'esaurirsi progressivo e cogente e urgente della discarica di Vocabolo Valle, e questi paventati progetti di ampliamento della discarica che sono oggettivamente irricevibili. Se parliamo di landfill mining, parliamo di questioni che al momento hanno solo esclusivamente del fantascientifico, dall'altra parte invece quello che è chiaro è che non possiamo pensare che un territorio possa essere continuamente eroso verso poi oltretutto un sito di assoluto, diciamo, protezione ambientale come quello della Cascata delle Marmore, che ha anche un valore ovviamente strategico per il nostro territorio. Quindi, rispetto all'ultima interrogazione che abbiamo avuto in quest'Aula, c'erano stati dei cambi di direzione annunciati a fronte di quelli che erano gli impegni all'interno dell'AIA rilasciata per la società da Fogliarvi, che era il soggetto volto a dover attuare il ciclo di trattamento delle scorie. Ricordiamo che sono più di 10 anni che nell'AIA dell'AST è previsto l'adozione di un sistema di riciclo dei residuali delle scorie. Sono oltre 10 anni e che all'interno, diciamo, di quegli annunci era stato, diciamo, previsto la sperimentazione di sistemi alternativi per la gestione delle scorie, un sistema di raffreddamento ad aria, un sistema sostanzialmente volto a, diciamo, porre dei rimedi su criticità che mi viene da dire dal momento in cui viene presentato un progetto, diciamo, e viene poi oltretutto inserito in un'AIA, dovevano essere affrontate prima e non dopo. Quello che è certo è che noi non vogliamo intervenire sulla libertà d'impresa, non vogliamo intervenire ma vogliamo intervenire sulla tutela della salute pubblica, vogliamo intervenire sulla imprescindibile necessità che lavoratori e cittadini debbano essere tutelati anche in un problema ovviamente come questo, considerando che ad oggi costante e sistematico il superamento di quelli che sono i valori obiettivo fissati dal 155 al 2010 per le emissioni di nichel in atmosfera. Quindi su questo noi chiediamo alla Giunta regionale
quale sia stato l'esito delle prove tecniche svolte in merito alla sperimentazione della nuova soluzione progettuale per il trattamento della scoria in situ, in alternativa, diciamo, alla realizzazione una nuova rampa scorie al chiuso. Se tale soluzione progettuale sia stata avanzata formalmente come ovviamente una modifica di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, so che c'era stato un ulteriore termine di tempo fino a maggio, siamo, diciamo, a febbraio, ma parliamo di tempistiche estremamente, diciamo, ristrette, e se lo stato di avanzamento delle operazioni sia in allineamento con il cronoprogramma disposto dall'autorizzazione in essere. Grazie. Prego, Assessore Morroni. Sì, grazie Vicepresidente. Consigliere De Luca, a far data dal 7 aprile e fino al 16 giugno dello scorso anno, 2022, sono state eseguite tramite macchine prototipali 16 test o prove tecniche di raffreddamento rapido delle scorie. L'esito non è stato completamente soddisfacente o comunque tale da non costituire una valida alternativa al progetto di nuova rampa scorie. Dalle prove eseguite per tutte le differenti tipologie di scorie in entrata al macchinario si è sempre riscontrata un'alta velocità di raffreddamento, non altrettanto per il grado di compattezza, stabilità della scoria fredda in uscita dal macchinario, per il quale si sono ottenuti risultati diversi per le scorie provenienti da forni di fusione, la cosiddetta scoria nera, o da convertitori, la cosiddetta scoria bianca. Le scorie nere da forni fusori hanno raggiunto un buon grado di compattezza e un aspetto vetroso non poroso. Buoni risultati sono stati conseguiti altresì nel successivo trattamento della scoria fredda all'impianto Metal Recovery, volto al recupero dei metalli ferrosi da riutilizzare nel ciclo di produzione dell'acciaio e per la parte rimanente da destinare alla produzione di aggregati per le costruzioni. Le scorie bianche da convertitori, ad eccezione della scoria proveniente dalla sola fase di riduzione, non hanno raggiunto buoni risultati di compattezza, passando velocemente ad uno stato pulverulento tale da non consentire successivi trattamenti e pertanto da avviare a smaltimento. Le prove eseguite altresì hanno evidenziato che tali macchinari non sono compatibili con l'attuale assetto impiantistico e con il ciclo di fabbricazione dell'acciaio inossidabile a causa delle rilevanti dimensioni delle macchine industriali, dei severi range di temperatura che dovrebbero essere osservati, della lentezza del versamento della scoria all'interno del macchinario e dei conseguenti lunghi tempi di occupazione dei carri ponte e relativi spazi di manovra. Tuttavia, le prove eseguite hanno evidenziato dati utili per la definizione di nuove modalità di conduzione del processo di raffreddamento delle scorie bianche, le principali responsabili delle emissioni di polveri. In particolare è stato evidenziato che si possono ottenere importanti vantaggi con una diversa modalità di gestione del processo di raffreddamento delle scorie prodotte dai convertitori, attualmente gestiti in maniera indifferenziata come scoria bianca, differenziando quelle provenienti dalla sola fase di riduzione da quelli provenienti dalla sola fase di desolforazione. Le prove eseguite hanno permesso di evidenziare che la scoria proveniente dalla fase di riduzione, raffreddata separatamente rispetto a quella proveniente dalla fase di desolforazione, assume le caratteristiche di compattezza tipiche delle scorie nere, cioè quelle provenienti dai forni, senza quindi dissolversi o, come si suol dire, sfiorire e assumere rapidamente uno stato pulverulento. Lo stesso comportamento si è riscontrato anche raffreddando la sola scoria di riduzione con metodologia classica, quindi raffreddamento con acqua. La scoria di desolforazione, invece, anche sottoposta a un raffreddamento rapido, non riesce ad assumere una forma fisica stabile tale da garantirne la non polverosità. Infatti, in uscita dai macchinari utilizzati per il raffreddamento rapido, la stessa sfiorisce dopo pochi secondi, assumendo le caratteristiche di un materiale estremamente fine e leggero, in maniera analoga a quanto avviene con la metodologia di raffreddamento attuale, cioè con acqua. Tenuto conto dell'esito delle prove già eseguite, dal mese di luglio sono state avviate
sull'attuale rampa scorie prove di raffreddamento a secco senza utilizzo di acqua, per valutare la fattibilità di sistemi equivalenti o modalità di gestione delle scorie idonei a prevenire la produzione di polveri. In data 11 luglio 2022, la società CEI Speciali Terni S.p.A. e Tapoiardi Italia S.r.l. hanno comunicato che durante le fasi di progettazione del capannone, basate sulle reali condizioni operative della rampa, sono emerse problematiche importanti in relazione allo smaltimento del calore durante il processo di raffreddamento delle scorie, che impediscono di fatto la realizzazione in sicurezza della metodologia di raffreddamento precedentemente proposta in un ambiente completamente chiuso, quale era l'edificio inizialmente progettato ed autorizzato con determina dirigenziale da 5598 del 2021, quindi di fatto non realizzabile per problemi di sicurezza in ambiente di lavoro. In data 1 agosto, sempre dello scorso anno, la società Tapoiardi Italia S.r.l. ha comunicato la modifica non sostanziale dell'installazione autorizzata con determina dirigenziale da 5598 del 9 giugno del 2021. Con determina dirigenziale del 30 agosto 2022, la numero 8661, il servizio ha preso atto che il progetto di nuova rampa scorie, così come autorizzato con la determina 5598 del 2021, non può essere realizzato per mancanza dei necessari requisiti di sicurezza a causa dell'insufficienza di adeguati sistemi di abbattimento del calore prodotto dal processo di raffreddamento della scoria. Al fine di valutare la fattibilità delle nuove modalità di raffreddamento a secco delle scorie, ha posto obbligo al gestore innanzitutto di trasmettere al servizio regionale ad ARPA Umbria entro il 30 novembre 2022, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 31 maggio dell'anno in corso i dati della polverosità generata dal nuovo processo di raffreddamento ad aria della scoria. Inoltre, di trasmettere al servizio regionale entro il 30 giugno sempre di quest'anno il progetto definitivo della rampa scorie ai sensi dell'articolo 29 nonies del decreto legislativo 152 del 2006. In accordo con le tempistiche definite con la determina dirigenziale sopra richiamata, la 8661 del 2022 di aggiornamento dell'AIA, la società Tapoiardi ha trasmesso i dati del monitoraggio delle deposizioni nelle aree interne allo stabilimento alla data del 30 novembre 2022 e alla data del 31 gennaio 2023. Ad oggi i risultati sono al di sotto delle aspettative attese. I grafici evidenziano un andamento generalmente variabile delle deposizioni nelle aree interne allo stabilimento, con valori paragonabili a quelli del processo di raffreddamento con acqua. Un leggero miglioramento si è rilevato nel mese di gennaio di quest'anno, con dati di polverosità misurati sempre inferiori rispetto a quelli registrati nel medesimo periodo del 2022. Il servizio regionale ha richiamato il gestore a valutare fin d'ora adeguate soluzioni al fine di predisporre in tempo utile il progetto definitivo della nuova rampa scorie, come già previsto dalla determina dirigenziale la numero 8661 del 30 agosto dello scorso anno. Ha richiesto ad ARPA di correlare i dati del monitoraggio delle deposizioni rilevate dal gestore con i dati delle deposizioni rilevate nella stazione di monitoraggio di Presciano, al fine di valutare l'adeguatezza del processo di raffreddamento delle scorie all'obiettivo di riduzione delle emissioni di polveri aerodisperse. In conclusione, continueremo a porre la massima attenzione e il massimo rigore affinché siano predisposti e realizzati adeguati progetti finalizzati a ridurre le emissioni di polveri aerodisperse. Grazie. Prego, consigliere De Luca. Grazie, assessore Morroni. Ma mi viene da dire come sia possibile che venga, diciamo, sostanzialmente depositato e autorizzato un progetto
e solo dopo, diciamo, quando nei fatti si arriva quasi a scadenza dei termini dell'AIA autorizzata, si arrivi a verificare e constatare che ci sono dei problemi di sicurezza. Credo che questa situazione sia inaccettabile, doveva essere sin da subito, indubbiamente, in fase progettuale, comunque valutata questo tipo di situazione. Credo che, ribadisco, sui tavoli ministeriali questo punto debba essere un punto imprescindibile, prima ancora di tutto quello che riguarda la parte relativa alla decarbonizzazione. Non possiamo prescindere da questo fatto, soprattutto perché, oltre a riguardare la sopravvivenza, diciamo, di un quartiere, riguarda anche la sopravvivenza del sito stesso, quindi è tutta convenienza, diciamo, della proprietà poter lavorare su questo, se non, diciamo, si fa conto già su un ampliamento della discarica che per nostro modo di vedere è irricevibile. Io credo che basta andare a vedere i dati del nickel a Prisciano, e concludo, Presidente, diciamo, nei mesi di luglio, agosto e settembre-ottobre, per vedere come a settembre-ottobre siamo stati sistematicamente al di sopra di quelli che sono i valori obiettivo, 25,2 e 25,1 nanogrammi metro cubo. Quindi è chiaro che questo sistema di raffreddamento non sta funzionando e c'è bisogno di intervenire immediatamente. Quindi, bene, devo dire, apprezzo molto la risposta che ha dato l'assessore, perché è stata estremamente dettagliata e diciamo è chiara, quindi mi auguro che la Presidente nei tavoli ministeriali, ribadisco, metta questa situazione al centro della discussione. Grazie. Grazie consigliere De Luca. Passiamo all'oggetto numero 2, interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Morroni. Prego, Presidente Mancini. Grazie Presidente, stiamo parlando di un'interrogazione datata 6 settembre 2022, quindi ci possono sicuramente essere state delle azioni che il sottoscritto insieme alla collega Puletti non conosce, pertanto vado velocemente a leggere l'oggetto. Parlo della informazione in merito all'istituzione di nuove aree di rispetto temporaneo definite di seguito ART. Ricordato che la Regione, ai sensi della vigente normativa, è preposta allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica, di disciplina e attività venatoria, vista la determinazione dirigenziale del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica Venatoria numero 6643 del 30 giugno 22, con la quale, su proposta assessore della TC Perugia 1, sono state istituite 12 nuove aree di rispetto temporaneo, e le vado velocemente a dire: Art, Busche, Canoscio, Lerchi, Lidarno, Mazzarelli, Pitigliano, Rancolfo, San Dionisio, San Martino in Campo, Spedalicchio, Tavernelli, Tegolaio. Ricordato che nelle aree sopra individuate è stato disposto il divieto di caccia fino al 30 giugno 2026, vista la terminazione dirigenziale del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi Naturalistici e Faunistica Venatoria numero 7606 del 26 luglio 22, con la quale, su proposta da TC Perugia 1, sono state istituite ulteriori 5 nuove aree di rispetto temporaneo, meglio definite Caselunghe, Poggiovalle, Titta, Pieve di Caine e Santa Polinare. Precisato anche che nelle predette aree è stato disposto il divieto di caccia fino al 31 luglio 2026, considerato che il piano faunistico venatorio regionale 2019-23, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa l'8 agosto 2019, che chiaramente io votai assessore, voglio ricordare, con la preghiera alla nuova giunta di cambiarlo, perché era stato fatto in emergenza, senza tra l'altro neanche la fase partecipativa come prevedeva quell'atto e neanche il parere del CAL, quindi fu tutta una questione, diciamo, altrimenti in quell'anno non si andava a caccia. Stabilisce che ciascuna area di rispetto è proposta dall'ATC componente per il territorio dell'approvazione della Regione mediante la predisposizione di un apposito regolamento di gestione competente,
l'individuazione territoriale, la mappatura della zona interessata, le specie oggetto dell'intervento, la pianificazione dei tempi e delle modalità di eventuale immissione e gli interventi di miglioramento ambientale da attuare per tutta la durata del vincolo. Ricordato che il predetto piano faunistico venatorio prevede che la localizzazione delle aree di rispetto temporaneo e il loro regolamento di gestione vengano preposti dall'ATC competente per il territorio alla regione, alla quale vengono trasmessi unitamente al programma annuale dell'attività dell'ATC. Tutto ciò premesso, si interroga la giunta regionale per sapere se l'ATC Perugia 1, la regione, prima di istituire le nuove aree di rispetto temporaneo indicate in narrativa, hanno effettuato qualche forma di partecipazione con le associazioni degli agricoltori o dei cacciatori, nonché per sapere se l'ATC Perugia 1 ha inviato alla regione i relativi regolamenti di gestione. Grazie. Prego, assessore Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Consigliere Mancini, le aree di rispetto temporaneo sono previste dal piano faunistico venatorio regionale, che è stato sottoposto alla procedura di VAS attraverso un processo partecipato che ha visto coinvolti tutti i portatori di interesse, comprese le associazioni venatorie e le associazioni in rappresentanza del mondo agricolo. Le nuove istituzioni di arte vengono proposte alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia, a seguito dell'approvazione da parte dei comitati di gestione. Ai sensi di legge, i comitati di gestione sono costituiti anche da rappresentanti designati dalle associazioni venatorie e dalle tre associazioni agricole maggiormente rappresentative. In alcuni casi, le proposte di istituzione sono state trasmesse agli ATC direttamente dalle associazioni venatorie. L'ATC Perugia 1 in particolare ha provveduto a trasmettere il regolamento di gestione delle ART da applicare a tutti gli ambiti in questione con PEC numero di protocollo 220592 del 2022. Prego per la replica il consigliere Mancini. Ma io non è che mi aspettassi, assessore, una risposta diversa, anche perché a me risulta l'esatto contrario. E naturalmente l'esatto contrario è fatto di colloqui con i rappresentanti dell'associazione che mi dicono l'esatto contrario, altrimenti questa interrogazione non sarebbe finita oggi in aula. Speravo chiaramente che, come anche recentemente assessore riportato in un cospicuo articolo del Corriere dell'Umbria, questo atteggiamento nei confronti del mondo venatorio cambiasse non direttamente come io riporto nell'articolo, ma cambiasse in tutta la sua struttura. Tant'è che il piano faunistico venatorio, essendo un piano, come dico più una volta, non è una legge, è stato approvato nella passata legislatura con i voti, udito udite, della minoranza. Ricordo la presenza lì del collega Ricci, del sottoscritto e del collega Fiorini, perché a quel tempo, se lo ricorderà il presidente Porzi, ci fu la volontà di portare a termine il piano faunistico venatorio dall'allora assessore Cecchini, con una caparbietà, devo dire, riconosciuta anche, perché era un momento difficile che non vale la pena adesso ricordare, ma che durante l'intervento di quel voto, che lei chiaramente era già consigliere regionale, se lo ricorderà assessore Morroni, però non partecipò al voto, giusto per cronaca, io c'ero al voto, perché pendeva una diffida del WWF, non so se ben ricordo, per cui noi non dovevamo votare perché non c'era stata la fase partecipativa, neanche il passaggio in commissione e neanche il CAL, perché il CAL giustamente non fu convocato e fu decorso i 20 giorni, quell'atto andò legittimamente in aula ed ebbe il voto trasversale, 8 della maggioranza più 3 della minoranza, e quell'intervento che feci in aula aveva il carattere che il piano faunistico venatorio è un qualcosa che non è Vangelo, si può cambiare e probabilmente qualcuno non lo vuole cambiare, anzi tra l'altro muore scaduto, bisogna rimetterci pure le mani. Dopodiché certe attività, come io vado a nucleare, a me risulta che le associazioni venatorie dei territori, caro assessore, non sono stati in alcun modo coinvolti, altrimenti
non avrei fatto questa interrogazione, ma io speravo che nel frattempo qualcuno avesse un attimino cambiato verso. Mi risulta anche oggi che questo verso non è stato assolutamente cambiato. Ormai è evidente che c'è una dicotomia estremamente divergente tra il mondo venatorio reale, quelli che sono interessati realmente all'attività venatoria, tenendo conto nel pieno totale del rispetto delle norme, è una teoria, diciamo, della caccia che è distonica rispetto alla realtà e quanto possibile. Quindi onestamente non mi basta e non mi lascio assolutamente soddisfatto, carissimo assessore, la sua risposta.